più o meno mentre stavamo finendo il montaggio del film, io non ce la facevo più a tornare a fare il location manager. Quindi ho detto, caspita, sì, qui andremo avanti ancora un anno, ora che esce il film, io devo trovare un altro progetto magari più piccolo, magari più sostenibile economicamente, e ho cominciato a pensare che potesse essere un documentario sportivo, perché il documentario sportivo magari può essere realizzato con pochi soldi e ho cercato un'idea che potesse essere in qualche modo un'idea interessante. Mi sono concentrato sul calcio, che poi è lo sport che in qualche modo seguo di più, con più passione, e c'era in quel momento una piccola squadra delle Alpi Bergamasche che era in testa alla classifica di Serie B in Italia, che era un fatto stranissimo, si chiama Albino Leppi. Con questo altro amico di praticamente infanzia, dai, buttiamoci su questo progetto, sentiamo un attimo la società. Li abbiamo contattati, questi non erano abituati a essere sotto i riflettori, quindi in qualche modo ci hanno dato senza troppi problemi la disponibilità a dire sì, venite, fate le riprese, fate quello che volete. E abbiamo cominciato a fare delle riprese durante le partite. Poi questi sono arrivati in finale, noi continuavamo a seguire le partite, eccetera. Insomma, poi l'hanno persa, abbiamo deciso di trasformare tutta l'esperienza che avevamo fatto con i tifosi, con la società, con i calciatori, in una sorta di film su una comunità e film su un momento particolare di una comunità. Ho lavorato l'estate successiva a un bando della provincia di Milano, un bando cinema, ci ho lavorato duro con il materiale che avevamo fatto. Miracolosamente questo bando è stato vinto, quindi per la prima volta sono arrivati dei soldi ipotetici per produrre questo secondo film. E adesso, diciamo a distanza di più di un anno da quando siamo partiti, il film è finito, è montato e da settembre lo cominceremo a mandare in giro per i festival. Insomma, ci riproviamo. Mi piace il titolo Un sogno serio, in qualche modo. Lo sento mio. Che gioca sul fatto che il fiume che dà il nome a questa valle valseriana si chiama Serio, sul fatto che è una comunità abbastanza seria e anche sul fatto che il sogno che hanno perseguito, il sogno è un po' il tema ricorrente di questa parte della mia vita professionale, cioè di una persona che ha sempre sognato di fare qualcosa e che in questo momento sta facendo quello che ha sempre sognato, ed è forse l'ambito su cui sto indagando di più, su cui anche sto stimolando tutto quello che mi sta attorno a credere nei sogni.